Benvenuti a questo nuovo tutorial della Tribù del Cordino. Oggi ci occupiamo di animazioni in GoPro Studio 2.0, quindi più precisamente di keyframe. Cosa significa animare tramite keyframe? Significa sostanzialmente impostate caratteristiche di inizio animazione e caratteristiche di fine di animazione, lasciare che il software costruisca i passaggi intermedi per passare dalla situazione iniziale alla situazione finale. Detta così, la spiegazione chiarisce un gran poco. Vediamola applicata e sicuramente si capirà immediatamente. In GoPro Studio 2.0 le animazioni tramite keyframe funzionano solamente sulle sequenze di immagini, quindi sui video. Non potete animare titoli e non potete animare niente a riguardo di tracce audio, che è una grande limitazione, però insomma, l'importante è che è già importante che ci sia la possibilità di animare i filmati. Vedete che sono già in GoPro Studio 2.0 allo step 2 con una clip già importata e convertita. Nello specifico questo è un timelapse che abbiamo fatto nell'occasione della ferrata del Bocchette Centrali ed è anche nel video sempre sul nostro canale. Ho già importato la clip nella timeline e quello che faremo sarà animare uno zoom out, quindi uno zoom indietro, su questo timelapse. Ci portiamo all'inizio della nostra clip e apriamo il tab Framing. I parametri che andremo a utilizzare saranno zoom e horizontal, ma vorrei farvi notare che qualunque parametro, laddove sia presente la voce keyframe, e questo più può potenzialmente essere animato. Per cui noi ci concentreremo solo sulla questione del framing, ma vi ripeto, potete modificare l'esposizione, il contrasto, il bilanciamento del bianco. Basta che ci sia la voce keyframe e questo più. Iniziamo, abbiamo detto che è uno zoom out, per cui l'inizio della sequenza sarà un po' zoomata, quindi quello che facciamo è cliccare su più. In questo modo abbiamo inserito un keyframe e adesso andiamo a definire le caratteristiche di quel keyframe, quindi zoomiamo un po' dentro l'immagine e spostandoci con lo slider horizontal ci portiamo in un punto dove si possa inquadrare un po' del rifugio. Abbiamo definito quello che sono le caratteristiche del primo keyframe, quindi del keyframe iniziale della nostra animazione. Ci portiamo alla fine dell'animazione, quindi alla fine della sequenza, e inseriamo un nuovo keyframe. Questo nuovo keyframe deve essere definito, per cui modifichiamo i parametri di zoom e di slider orizzontale. E più o meno ci siamo e grosso modo ci siamo. Quindi vedete che quello che adesso abbiamo alla voce keyframe è il tasto meno. Infatti, se noi cliccassimo meno, come vi dice anche il suggerimento, rimuoveremo il keyframe che abbiamo inserito. Guardiamo l'animazione com'è, così com'è come adesso. Se noi ci portiamo all'inizio e clicchiamo play, vedete che c'è questa zoomata indietro e questa zoomata indietro è appunto definita dai keyframe che abbiamo impostato, dai due keyframe che abbiamo impostato. Supponiamo di aver inserito un keyframe sbagliato, o meglio, di averlo inserito troppo tardi. Mettiamo che volevamo che la zoomata finisse prima della fine della sequenza. Andiamo a cercare, scorrendo nella nostra clip, fin dove troviamo il keyframe e avete visto che l'ha trovato proprio, e ho capito che è questo proprio perché invece che esserci un più, adesso c'è un meno. Se noi clicchiamo su meno, abbiamo rimosso il keyframe. Siamo tornati nella stessa condizione, così come è definita dal nostro primo keyframe. Abbiamo detto che volevamo che la zoomata finisse prima della fine della clip, quindi ci portiamo approssimativamente qui. Clicchiamo di nuovo su più e reimpostiamo di nuovo i parametri del keyframe. Abbiamo impostato, per cui guardiamo di nuovo come è venuta la sequenza, abbiamo la stessa zoomata in fuori di prima, l'unica differenza è che, tac, finisce prima, per cui c'è un pezzo della sequenza che non si muove, non zoom. E grosso modo è questo quello che c'è da dire sui keyframe. Come avete potuto vedere, sono dei punti dell'immagine dove vengono definite determinate caratteristiche,
caratteristica di inizio di animazione, caratteristiche di fine animazione, e il computer, tramite quello che è chiamato il processo di interpolazione, crea i vari passaggi che portano da un keyframe al successivo. Come vi ho detto, qualunque cosa può essere animata. Facciamo un veloce esempio anche con l'esposizione. Siamo all'inizio del filmato, inseriamo un keyframe e supponiamo di voler abbassare l'esposizione lungo tutto il filmato. Ci portiamo a un secondo keyframe che, per inciso, non credo sia necessario specificarlo, ma meglio farlo. Non deve corrispondere con i precedenti, possiamo mettere dove vogliamo i keyframe riguardanti determinate caratteristiche diverse, cioè i framing sì, devono essere tutti nello stesso keyframe, ma se noi parliamo di keyframe per quello che riguarda la gestione dell'immagine non dobbiamo stare lì dove abbiamo impostato i precedenti, possiamo stare dove ci pare, crearli in posti completamente diversi. Aggiungiamo un nuovo keyframe e abbassiamo l'esposizione. Non so perché dovremmo farlo, ma vi ripeto, è proprio per una questione di esempio. Ci portiamo all'inizio, facciamo partire il filmato e vedete che pian piano lo slider si abbassa e quindi anche l'esposizione va calando e si vede particolarmente bene soprattutto alla fine. Quindi, tutorial estremamente breve, ma proprio in virtù del fatto che alla fine dei conti il discorso delle animazioni tramite keyframe in questo software è estremamente semplice. I controlli a vostra disposizione sono decisamente pochi, come abbiamo già detto riguardano la possibilità di animare solo i video, però è già un importante plus che per un software gratuito ci siano anche questi controlli a disposizione dell'utente. Se il tutorial vi fosse piaciuto, fatecelo sapere lasciando un like o eventuali commenti. Se avete domande non fatevi problemi a scriverlo nei commenti sotto e se volete sapere quando usciranno i prossimi tutorial iscrivetevi al canale. Io vi ringrazio, vi auguro buone riprese qualora aveste la possibilità di farle e vi saluto al prossimo tutorial. Ciao!